Colpo alle poste di Fogliano della Chiana, ci troviamo nel pieno centro del paese, della eh, Val di Chiana, a due passi tra l'altro da dei giardini eh, pubblici. Il colpo ha fruttato ai malviventi circa 80.000 euro. È successo poco dopo la mezzanotte in Via Martiri della Libertà i malviventi si sarebbero introdotti all'interno dell'ufficio postale forzando la porta d'ingresso che presenta evidenti segni di effrazione. Avrebbero utilizzato la stessa tecnica dei colpi messi a segno in altri uffici postali del territorio aretino, ovvero l'utilizzo del gas introdotto nello sportello bancomat per poi innescare l'esplosione, avvertita dalle persone che abitano proprio sopra l'ufficio postale. Eh, e siamo andati a a Letto un quarto d'ora prima che succedesse tutto quanto, noi dormiamo dietro. e La mamma ha sentito un tanto, 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 rumore. tanto rumore e ho detto: Ma non ho tutto questo gran chiasso di questa sera. Dico che è successo, e poi un gran boato. Oh. Siamo venuti di corsa alla finestra, abbiamo visto la porta aperta, la sirena, l'allarme, All però non c'era nessuno. E Siamo tanto fumo e puzzo. E puzzo sì. Una volta fatto saltare in aria il bancomat hanno rubato le banconote che non si sarebbero macchiate con l'inchiostro del dispositivo antifurto. Bottino circa 80.000 euro. I carabinieri della compagnia di Cortona indagano assieme a quelli della stazione di Foiano. Sarebbe stata avvistata una station wagon mentre si allontanava in direzione della superstrada. Importanti saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza.